Proprio perché un anno fa ci siamo visti, voglio riprendere il discorso dall'inizio per chi non fosse nuovo, diciamo. SBAM è un acronimo, sta a significare sport, benessere, alimentazione e movimento, è un punto esclamativo che è la sede dove si svolge questa attività ed è il punto principale, il perno su cui ruota questo progetto, cioè la scuola. Allora, questo è un progetto che fonda le proprie radici proprio su un programma interassessorile integrato per la promozione dei corretti stili di vita e anche quelli alimentari. I promotori di questo progetto sono stati i 5 assessorati, quello delle politiche della salute, allo sport, alle risorse agroalimentari, al diritto dello studio, alle infrastrutture strategiche e alla mobilità. Proprio perché negli anni scorsi si interveniva nella scuola in modo disomogeneo, accavallando i propri progetti, che alle volte avevano un'assonanza anche nel nome, tipo porta la frutta a scuola, è quello che noi portavamo negli anni scorsi, con la frutta nelle scuole. Dell'assessorato all'agricoltura e molte volte siccome l'assessorato all'agricoltura portava la frutta a scuola gli insegnanti si aspettavano che anche noi portassimo della frutta, invece non era così, era un'indagine che si basava sullo stato ponderale dei ragazzi, si somministrava un diario alimentare, dopo 7 settimane noi vedevamo come cambiava l'alimentazione e quindi anche lo stato ponderale degli stessi ragazzi investire a questo progetto. Dopodiché la regione ha fatto sì che tutte le nostre forze, quindi gli stakeholders, fossero uniti in un unico progetto per dare ancora una incisività nella nostra azione nella prevenzione dell'obesità in età infantile. Da che cosa nasceva questa esigenza? Nasceva proprio dai dati epidemiologici che in tutto il mondo, nel mondo industrializzato, veniva fuori, soprattutto negli Stati Uniti, ma anche in Europa, dove l'obesità e il sovrappeso aumenta sempre di più. Questo significa un giovane ammalato domani e quindi un carico sul sistema sanitario che deve far fronte appunto a delle malattie croniche come il diabete, l'ipertensione arteriosa, l'obesità stessa. Ora in Italia un quadro specifico che ha dato, diciamo, la certezza di dati epidemiologici avviene solamente nel 2008 con l'istituzione di Occhio alla Salute, che non è altro che una fotografia un'istantanea nel momento dei bambini, sempre come target aveva i bambini di terza elementare, e prendeva in considerazione lo stato ponderale, lo stato nutrizionale, ma anche le abitudini alimentari e quelli di vita sia a scuola che in famiglia. I dati sono stati sin da subito allarmanti. Ultimamente, già l'anno scorso, abbiamo portato a termine, anche noi nella nostra ASL, la terza edizione di Occhio alla Salute. Se l'anno scorso io ero venuto con dei dati del 2010, quest'anno vi porto anche, apro un inciso, dei dati del 2012, anch'essi sono allarmanti perché, come vedremo, questi sono i dati del 2012 e questi dati del 2010. Come vediamo, la media nazionale era intorno al 24% come sovrappeso e obesità, quest'anno è intorno al 22,8%, quindi è scesa, mentre la Puglia è salita perché, come vediamo, al di sopra della media ci sono quelle regioni che hanno una
un aumento dell'obesità e del sovrappeso nella popolazione presa in visione. Quest'anno siamo passati al secondo posto dopo la Campania, quindi un risultato negativo, ma scrollando i dati tra le varie ASL, la nostra ASL ha un dato positivo. Come vediamo, la prevalenza di eccesso ponderale nel 2012 raggiunge livelli più bassi nella nostra provincia. Ecco, vediamo qua. Questo è il confronto tra il 2010 e il 2012. Come vediamo, il sovrappeso scende del 2% e l'obesità di altri 2%. Ancora, nel 2012 la differenza di consumo di colazione adeguata nella realtà pugliese va dal 64,6% nella BAT al 58,7% nell'AS di Brindisi. Come vediamo, noi, i nostri bambini assumono una colazione adeguata rispetto alle altre ASL. Allora, questo è importante perché sono degli indici per chi lavora come noi, la scuola, il CONI e quanti altri nel mondo dell'infanzia e per prevenire appunto l'obesità, è un indice di efficacia di quello che noi facciamo sul territorio. Ritornando al progetto SBAM, il progetto SBAM si sviluppa su quattro linee di sviluppo, scusate il giro di parole, ma le aree tematiche sono la promozione della sana e corretta alimentazione e la promozione dell'attività fisica e riduzione dei comportamenti sedentari. Le due linee che della prima area tematica sono l'educazione nutrizionale e alimentare, che fa capo all'assessorato alle politiche della salute, e la produzione alimentare e territoriale, che fa capo all'assessorato alle risorse agroalimentari. Mentre per quanto riguarda l'altra area tematica, le due linee di sviluppo sono la promozione dell'attività della motoria e dello sport, quindi riguarda l'assessorato alle risorse umane e semplificazione sport, e promozione di percorsi a piedi per tragitti casa-scuola, assessorato alle infrastrutture strategiche di mobilità. La nostra ASL è stata investita con l'adesione di 86 classi, quindi ha coinvolto circa più di 2.000 bambini. Queste sono l'elenco delle scuole che hanno partecipato, sono ben 17. E ora veniamo a quello che si è già svolto nelle classi, perché è passato un anno e noi siamo entrati in queste classi facendo prima di tutto un incontro con gli insegnanti. Questa è la calendarizzazione degli incontri che per alcune scuole sono state effettuate in alcune masserie didattiche che sono state coinvolte nel progetto. E poi abbiamo incontrato i genitori proprio per informarli su quello che stava succedendo in classe, proprio perché noi volevamo comunque coinvolgere, perché la cosa più importante è che tutti quanti sanno che i bambini si coinvolgono facilmente. Ciò che bisogna coinvolgere è proprio la famiglia, perché nella famiglia i bambini acquisiscono quelle abitudini di vita e alimentari che molte volte sono sbagliate. Quindi più spesso si incontrano i genitori e più spesso si spiega loro quello che devono fare per tenere in salute i bambini, ma anche loro, e meglio è. Siamo entrati, come dicevo, con alcuni materiali. Uno tra questi, è il più importante, è il diario di SBAM. Qui è riassunto tutta l'attività che è stata fatta in questo anno. Come vediamo, sulla parte superiore è il pedibus, cioè in pratica i bambini segnavano con il verde le freccette quando loro percorrevano il tragitto da casa a scuola e da scuola a casa, mentre in rosso quando venivano trasportati con alcuni mezzi.
Quindi è stato effettuato su 4 settimane e si sommavano poi le varie freccette. E quindi in questo modo si aveva un numero totale di bollini verdi. Dopodiché si è introdotto anche la merenda a scuola. Questa merenda era un calendario che è stato dato nelle scuole, dove veniva indicata la merenda giusta, quella che si doveva fare nell'arco dei 5 giorni. Però un giorno di questi cinque giorni scolastici era a discrezione dell'alunno. Quindi quello che portava si dava un punteggio che viene riassunto in questa figura. Quindi se si portava, che so, un frutto, uno yogurt, aveva una valenza di 3 punti. Se si portavano delle merendine solide, quelle che noi sconsigliamo, valeva 0 punti. Poi c'era l'attività fisica che veniva effettuata da alcuni, che era entrata già dall'inizio scolastico dello scorso anno nelle scuole, e poi qui c'erano le ricette dovute che scaturivano proprio dall'attività dell'orto botanico. Queste non sono state prese in considerazione quest'anno, poiché le materie didattiche non hanno effettuato in tutte le scuole l'attività dell'orto botanico. E quindi non essendoci stata questa attività, le ricette, anche se molte scuole e molte classi hanno dato delle ricette e sono dei lavori bellissimi, li effettueremo comunque in questo nuovo anno scolastico, perché ci sarà, come vedremo tra un po', ecco, questo è l'ora della ricreazione, le indicazioni nell'attività da svolgere. Ci sarà appunto l'orto botanico, quindi con le ricette che verranno sviluppate, e per quanto ci riguarda entreremo nella scuola spiegando un po' qual è la buona alimentazione che ogni bambino deve effettuare, ma anche ogni adulto, e ci sarà anche un laboratorio del gusto. Verranno sottoposte all'attenzione dei bambini frutta e verdura, proprio per sviluppare i 5 sensi, e poiché gli alimenti parlano con i nostri sensi attraverso delle stimolazioni chimiche. Quindi faremo fare una scheda di valutazione ai ragazzi e introdurremo la frutta e la verdura attraverso i vari colori. È importante introdurli in questo modo variegato, perché è importante che loro capiscano che ogni colore racchiude un principio attivo e che è salutare per il loro fisico. Allora, ricapitolando, ci sono state 17 scuole che hanno partecipato a SBAM, 86 classi in tutto. Le scuole che hanno consegnato il diario di SBAM, quello poster, sono state 15, e le classi che hanno consegnato i poster sono stati 60. Qui c'è stato un disguido in alcune classi, perché molte maestre erano provvisorie, sono andati persi molti poster, e quindi non è stato possibile vederli, questi poster. I poster però incompleti purtroppo sono stati 39, i poster completi 21, quelli che avevano seguito alla lettera quello che dovevano fare. Tra questi 21, allora, un bel giorno ci siamo riuniti noi del gruppo tecnico, ho messo qui l'elenco del gruppo tecnico, anche perché voglio ringraziare la professionalità di tutti quanti quelli che hanno partecipato a SBAM, come Antonio Reagon, che è il referente dell'educazione della salute della provincia della BAT per il provveditorato, il dottor Marcello De Gennaro del CUNI come referente della provincia BAT, la dottoressa Tania Di Benedetto, referente delle masserie didattiche della provincia BAT, e la dottoressa De Luca, mia collega dell'ASL, che è coordinatrice del GIA. Bene, queste sono le prime 10 che si sono classificate con, qui vedete il punteggio che è scaturito.
siamo arrivati alla seconda. Un po' di suspense. Sì, però alza la voce, urla, se no suspense. Scusate. Allora. Avrà sicuramente preso la Giannella che c'era ieri qua a Trai. Giannella è romanesco, è il vento freddo bruttarella. Allora, per 5 minuti le ordino di far finta la Giannella non l'ha presa. 2 secondi, va. Allora. La scuola è la terza E di San Domenico Savio Barletta con 1270 punti. Allora io invito il referente scolastico a facciamo vedere il diario di SBAM, chiamiamo il direttore generale. Allora loro hanno vinto un giorno in una masseria didattica a spese della masseria didattica. Ecco, questo. Ci sono gli attestati? No, gli attestati non ce l'abbiamo. Questo è. Allora, a giudicare, non sono un medico, quindi un aziendalista, e quindi vado per misurazioni empiriche. Coviello mi guarda male, che invece è un epidemiologo, quindi vuole misurazione precisa. A giudicare in maniera empirica da aziendalista, maledettissimo Bocconi, devo dire che è una classe che è in ottima salute da un punto di vista fisico. Io vorrei però sentire i vostri nomi. Pietro Leonardo Pasquale. Come? Pasquale Pietro Leonardo. Carlo Salvatiello. Carlo. Daniele Vino. Daniele. Tuputi Luigi. Pasquale Gissi. Tessio Francesco. Martire Cinzia. Rizzi Nicola. Matilda Simone Pio. Scommegna Nicole Maria Claudia. Iodice Ilaria. Ceto Lucia Maddalena. Un attimo, bambina, adesso parla anche lei. È solo una rappresentanza, perché sono 26 gli alunni. Gli altri stanno giocando giù, No, stanno a scuola, perché noi l'abbiamo saputo solo ieri. Ah, quindi non abbiamo avuto il tempo proprio di organizzare questa uscita oggi. Vabbè. Loro sono qui perché i genitori... Lei è, dottoressa? No, sono l'insegnante Anna Filippi. Okay. La loro insegnante. Quindi lei... Lei è l'ispiratrice e in questo caso la cattiva maestra, in senso buono. Cattiva perché... No, però loro hanno rispettato, cioè c'è stata buona volontà da parte loro. E l'hanno presa come un gioco e sono stati bravi. E quello che hanno registrato è la verità. Cioè non è andato niente a caso. Sì, io sono Giuseppe Laminafri, il referente per le attività motorie dell'Istituto Comprensivo San Domenico Savio. Due parole, io ringrazio sia l'ASL, sia il CONI, e in primis anche la Regione Puglia per quest'ottimo progetto. Siamo contenti di aver aderito a questa iniziativa e quindi ci auguriamo che nei prossimi anni possa essere potenziato anche ad altre classi. Grazie. Allora, io ne approfitto per chiedere
ai cittadini in senso lato, quando avete qualcosa di cui protestare, le cose di cui protestare sulla sanità pubblica sono tante, vi chiedo, dateci una mano, protestate perché vengano stanziati continuamente fondi per questo tipo di progetto. I risultati si vedranno quando gli adulti presenti qua dentro saranno schiattati, saranno passati a miglior via, però avremo fatto un investimento etico sul futuro delle generazioni, che è un esercizio che abbiamo dimenticato da troppi decenni. Ringrazio gli insegnanti di questo paese che, nonostante il livello retributivo quello che è, comunque sia, fanno questo tipo di attività che non ha corrispettivo. Quindi grazie a quegli insegnanti che continueranno a impegnarsi con la sola remunerazione del riconoscimento, se e quando un domani verrà, per aver consentito a un bambino domani di non essere un paziente diabetico, di non essere un paziente cardiopatico, di non essere un paziente broncopatico, di essere un cittadino sano che può ben dire salute e sorriso. Grazie.